tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Operazione antidroga della polizia, arrestati due pesaresi che spacciavano vicino al campus scolastico. Ruba il portafoglio ad un anziano in manette, un marocchino che ha patteggiato 8 mesi di carcere. Emanuela Canestrini è la nuova dirigente della squadra volanti di Pesaro. Ha preso il via Sassonia di Fano alla fiera di San Bartolomeo. Oltre 200 bancarelle e venditori ambulanti animeranno per 3 giorni le principali vie e piazze del lungomare fanese. Cordiale benvenuto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale con la cronaca. La polizia ha arrestato due pesaresi che spacciavano eroina e cocaina vicino al campus scolastico. La coppia di pusher aveva un giro d'affari da 45.000 euro al mese. Tutti i dettagli nel servizio di Lino Balestra. Spacciavano eroina e cocaina vicino al campus scolastico quando li hanno arrestati di ritorno da Rimini, da dove si rifornivano di droga da nordafricani, ed avevano con loro 50 grammi di eroina e 15 di cocaina. Michele Righi, 46 anni, e Andrea Baldarelli, 32, disoccupati, entrambi pesaresi, già noti alle forze dell'ordine per reati di spaccio di stupefacenti, sono stati arrestati dagli agenti della questura di Pesaro. I due spacciatori erano seguiti e monitorati da tempo per capire il loro modus operandi. Preoccupante è il luogo in cui veniva condotta questa attività di spaccio, al minuto, al dettaglio. Cioè erano località Cinque Torri, ma si spingevano anche in località, negli spazi antistanti il campus, il liceo scientifico, il Bramante. Beh, questo insomma destava parecchia preoccupazione, per cui siamo particolarmente soddisfatti dell'operazione conclusa e il materiale investigativo è in corso di valutazione e sviluppo. Da quanto si è appreso, smerciavano circa 350 grammi di eroina e 100 di cocaina al mese, per un volume d'affari stimato di 45.000 euro mensili. Il rapporto 1-3 tra eroina e cocaina si sta un po' invertendo la forbice, o è un dato puramente statistico questo? È un dato che rappresenta un trend molto preoccupante in Italia. L'eroina, che prima era considerata pressoché inesistente oppure ridotta a frange insignificanti, sta riemergendo specialmente tra i giovani. E questa è una cosa molto molto grave. Nutrito anche il carnet di clienti, tutti contattati attraverso il cellulare. Ora i due si trovano in carcere. E a finire in manette anche un marocchino che aveva rubato il portafogli ad un anziano. L'uomo ha patteggiato 8 mesi di carcere ed è stato liberato. Arrestato un pregiudicato marocchino residente a Pesaro per aver rubato un portafoglio ad un anziano, approfittando di un momento di distrazione alla cassa del supermercato di Pesaro mentre pagava il conto. Chiamata la polizia e visionati i filmati delle telecamere, i poliziotti della volante hanno riconosciuto il ladro, che era abituale frequentare i giardini di piazza Garibaldi e dove è stato poi rintracciato e arrestato. Essenziale quindi la collaborazione del cittadino e la conoscenza del territorio da parte degli agenti. Attraverso la prevenzione che si garantisce mediante la collaborazione anche della popolazione, che vede nel poliziotto sia di volante che di quartiere un punto di riferimento, sicuramente riusciremo a perseguire questo obiettivo. Con i soldi trovati ci aveva comprato una birra, ha patteggiato 8 mesi di reclusione e 200 euro di ammenda ed è stato liberato. L'avete vista in questo servizio la nuova dirigente della squadra volanti, Emanuela Canestrini.
Una sempre maggior sinergia operativa tra forze di polizia è l'obiettivo del Ministero dell'Interno, ma a Pesaro è anche un fatto familiare. La nuova dirigente della squadra Volanti, il vicequestore Emanuela Canestrini, è infatti la moglie del comandante provinciale dei Carabinieri Marco Filoni. Romana, già responsabile presso il Quirinale della scorta di polizia ai capi di Stato, fin dalla presidenza Ciampi, Canestrini si è appena insediata nel suo nuovo ruolo. Come prende questa nuova sfida, questa nuova avventura? Io credo che è sempre bello cambiare, bisogna avere l'interesse e la voglia di farlo sempre e di rimettersi in gioco, quindi per me sarà fondamentale farlo nel miglior modo possibile, seguendo anche quelle che sono le indicazioni del signor questore, del signor prefetto e quindi a disposizione della collettività. Un ragazzo di 16 anni è morto oggi pomeriggio in un incidente avvenuto lungo la statale Adriatica sud di Senigallia. Il ragazzo viaggiava in sella ad una moto da cross che si è scontrata frontalmente con un'auto proveniente dalla direzione opposta. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, sembra che il ragazzino stesse sorpassando un altro mezzo, fosse in procinto di farlo. Potrebbe essere scivolato o aver avuto un tentennamento all'ultimo momento. I sanitari del 118 avevano richiesto anche l'intervento dell'eliambulanza, ma per il giovane centauro non c'è stato nulla da fare. Tre persone invece sono rimaste ferite in un incidente accaduto oggi pomeriggio intorno alle 17 in via Fraghetto a Fano. Lo scontro, in cui sono state coinvolte tre automobili, è stato provocato per una mancata precedenza. Sul posto il 118, che ha trasportato i feriti all'ospedale Santa Croce, i vigili del fuoco e la polizia municipale per i rilievi di legge. Cambiamo argomento. Terzo prelievo multiorgano in 15 giorni all'ospedale Santa Croce di Fano. I parenti di un paziente di 75 anni deceduto per emorragia cerebrale lo scorso 20 agosto hanno consentito alla donazione di reni, fegato e cornee. Le attività di prelievo che si sono svolte nel blocco operatorio del presidio fanese sono iniziate la notte successiva e si sono concluse nella mattinata di sabato. Ed ora apriamo la pagina della politica, perché il premier Matteo Renzi domani pomeriggio sarà a Pesaro alle ore 15, non più al teatro sperimentale come previsto inizialmente, ma al teatro Rossini. Vista la grande richiesta di partecipazione avuta in questi giorni, è stato deciso infatti di cambiare location. Durante l'incontro pubblico verrà firmato un protocollo d'intesa tra Comune, Regione e Stato per rilanciare la candidatura di Pesaro, città della musica, come riconoscimento UNESCO. Inoltre, come spiegato dal sindaco Ricci, verrà chiesta una legge speciale in vista del 150° anniversario della morte di Gioachino Rossini. A Fano invece ha preso il via oggi la fiera di San Bartolomeo, il tradizionale appuntamento della tarda estate fanese. Anche quest'anno vede protagonisti oltre 200 espositori provenienti da tutta Italia. Ma allora andiamoci a collegare con la fiera, con il lungomare Sassonia, dove c'è Marco Ferri. Marco, buonasera. Allora, com'è andata questa prima giornata? Sì, buonasera. Dunque, questa prima giornata si è aperta all'insegna del maltempo, perché questa mattina qui a Fano è piovuto e pare che si concluderà con il maltempo, perché sta arrivando brutto tempo. Adesso bisognerà vedere nelle prossime ore che cosa accadrà. Qui attorno, comunque nell'entroterra, già sta piovendo. Per il resto, sì, c'è una discreta affluenza di pubblico, ci sono anche i bagnanti, quelli che non hanno potuto approfittare del bel tempo per il mare e dunque si sono riversati qui in Viale Adriatico e Viale Dante Alighieri. Sono 240 gli espositori che quest'anno stanno facendo hanno aperto le loro bancarelle, sono 240, la maggior parte ovviamente qui lungo Viale Adriatico e nella parallela Viale Dante Alighieri. È una fiera antica, una fiera molto antica, perché risale al 1458 e a proposito di pioggia sta arrivando giusto in tempo, stanno arrivando e stanno scendendo le prime gocce, quindi le abbiamo in qualche modo chiamate. Dicevo, è una fiera molto antica, risale al 1458. Ci sono qua vicino anche i venditori di aglio e di cipolle, che sono praticamente i commercianti più antichi, quelli che ci sono da più di 500 anni qui
nella fiera di San Bartolomeo a Fano. Abbiamo fatto un giro prima di questo collegamento tra le bancarelle per sapere e sentire un po' gli umori, i pareri degli avventori. Sentiamo com'è andata. Come vanno gli affari? Ma vanno abbastanza bene, Liam. Diciamo che la fiera è partita un po' tardi perché stamattina pioveva. Comunque va abbastanza bene, Liam. Speriamo che continui così. Posso chiederle che cosa ha comprato la fiera? No, i moccio, vede? Solo per lavorare. Ma si fanno affare o no alla fiera? Non lo so, io non ci vengo mai, la prima volta, guarda. Come vanno gli affari? Adesso il primo giorno va bene, non ci lamentiamo. Signora, che cosa ha comprato? Di tutto. La fiera si compra tutto, no? Giusto? Ma si fanno ancora affare la fiera? Sì, almeno spero di averli fatti. Ha girato un po' oppure? Certo, l'ho girata tutta, un classico, la fiera si gira. Ma non ti hanno preso niente la fiera? No. No, ancora. Come mai non hanno preso niente? Ancora no, ora lo prenderemo. Un regalino per lui e un regalino per quest'altro bimbo. Sì, una curiosità, prima di salutarvi, poco fa abbiamo incontrato anche Davide Rossi, esponente politico del quale si sta parlando in questi giorni. Con Rossi abbiamo scambiato due battute, ci ha detto che non voleva rilasciare dichiarazioni, che lo farà tra qualche giorno quando le acque abbastanza agitate nel mondo politico locale si saranno calmate, e poi ci ha detto che in questi minuti si sta tenendo in comune una riunione di maggioranza. Tornando alla fiera, si terrà ancora e durerà fino a mercoledì, sarà aperta dalle 7 del mattino fino alle 24. E qui da Viale Adriatico è tutto. Bene, grazie a Marco Ferri. In occasione della fiera di San Bartolomeo, Adriabus ha prorogato il servizio navetta della linea 135 Marotta, Torrette, Fano nelle ore notturne. Gli orari che vedete in sovrimpressione li troverete sia esposti alle varie fermate che nel nostro sito occhioallanotizia.it. E grande successo lo scorso fine settimana per la sesta edizione di Gelato Festival a Senigallia, nel cuore della Riviera del Conero. Un appuntamento di grande prestigio che ha richiamato migliaia di visitatori e maestri gelatai da tutta Italia che hanno proposto gusti innovativi. A trionfare è stata Giovanna Bonazzi, che ha vinto la tappa senegalese con il gusto Cappuccetto Rosso. Giovanna dunque sarà tra i protagonisti della finale europea di Gelato Festival, che si svolgerà a Firenze dal 1 al 4 ottobre prossimi. E adesso invece ci spostiamo nel lungomare Fa di Bruno, dove si è svolta la quinta edizione di Marotta Acustica Festival. Per la prima volta l'evento si è tenuto in due giornate, sabato e domenica, proponendo una vasta scelta di musica inedita grazie ad artisti locali, nazionali ed internazionali. Non sono mancati stand gastronomici, mostre fotografiche di pittura e disegno. Bene, per informazione è tutto, fra poco trasmetteremo una puntata speciale di Dopo Cena dedicata alla seconda edizione del Palio delle Contrade. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci a domani.